Sì, ragazzi, vai, 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 e si vince, vittoria fondamentale, 3 punti d'oro, perché l'Atalanta aveva vinto con l'Udinese e noi ora abbiamo vinto con la Sampdoria. Il mio pronostico l'ha azzeccato. Di solito, quando mi prendevo il rischio di dire vittoria Napoli, il Napoli o pareggiava o perdeva. Comunque il risultato negativo se lo portava a casa. Invece no, ho pronosticato 1 ed è uscito 1 a 0. Sì. E com'è bello vedere la classifica! Com'è bello vedere la classifica! Com'è bello vedere la classifica! Fatemi un po' respirare perché veramente a buttare urla qui dentro al computer mentre mi vedeva la partita. Assurdo, perché comunque abbiamo sofferto all'ultimo e quindi ci stava a buttare urla di sofferenza contro i giocatori. Stavo in live, quindi chi ha seguito la live significa che mi vuole bene e significa che ha visto tutto quello. La mia reazione. La mia reazione. Allora, 3 punti fondamentali. Ora dobbiamo andare solo in Coppa Italia contro la Fiorentina. 3 punti fondamentali anche perché l'Atalanta non l'ha steccata la partita, eh. Ha preso 2 gol ma ne ha fatti 6. Ha preso 2 gol ma ne ha fatti 6. Quindi, buono. Inizia la partita, subito Napoli in possesso palla dominante, dominante, subito Napoli che dominava la partita. La Sampdoria tutta schiacciata. L'anticalcio, avete presente l'anticalcio? È questo, l'anticalcio. Sampdoria, anticalcio, devo scrivere vicino. Sampdoria, anticalcio. Allora, Napoli che creava, non riusciva ad avere spazi, spazi, spazi. Ha trovato il gol, poi, finalmente, con Juan Jesus. Ho esultato proprio potentemente, ma poi ho urlato proprio male quando poi mi hanno annullato. Buttato tutte quelle urla per niente. Tre punti, però non con quel gol, non con quel gol, con il gol di Andrea Petagna. Gesto tecnico, vi devo fare proprio l'highlights, ma non ve lo faccio. Bam! Proprio il gesto del bam! Un atleta il signorino Petagnone! Un atleta Petagna! Un atleta Petagna! Sì, Petagna! Sì! Sì, Petagna! Vai! Vai! Petagna ha buttato fuori l'anticalcio! Petagna ha buttato fuori l'anticalcio! Ha fatto fuori l'anticalcio! Sì! Godo ancora di più quando si vince contro squadre che non si vogliono imparare a giocare il pallone! Non si vogliono imparare a giocare il pallone! Godo ancora di più quando faccio i punti contro questi qua! Gol di Andrea Petagna al 43esimo, ancora Napoli possesso palla, l'anticalcio stava ancora lì tutto chiuso. L'autobus dietro, l'autobus davanti alla porta. Quindi 1-0 prima tempo. Inizia il secondo tempo, ho detto non facciamo gli stessi errori dell'altra volta. Possesso palla sterile, basta che poi perdiamo palla e ci burlano. Invece no. Possesso palla, tanto possesso palla, però propositivo. E questo dobbiamo fare, propositivo. Non dobbiamo fare melina di dietro. Melina di dietro. Possesso palla stella. Propositivo, possesso palla. Propositivo.
propositivo. Questo è il Napoli che voglio vedere. Napoli combattente, un Napoli con voglia, un Napoli pieno di assenze, ma comunque che porta a casa una partita rocciosa, una partita difficile, perché comunque loro poi fanno l'anticalcio e contro l'anticalcio è sempre difficile passare. È sempre difficile passare, è sempre una cosa difficile. All'andata ne abbiamo fatti 4. Ne abbiamo fatti 4 da quello che ricordo, non vorrei sbagliare. Mi sembra 4, poi non ricordo tanto bene. Allora, inizia il secondo tempo, possesso palla, occasione con Mertens sprecata, purtroppo, Mertens che prova ancora il tiro però va fuori, tante occasioni e Napoli non riesce a chiudere, a socchiudere la partita, perché 2-0, socchiudere la partita. E poi, partita 1-0, la Samp all'ultimo ha cercato di attaccare, giustamente il Napoli però si è chiuso un po', il Napoli si è messo un po' lì dietro, la Samp attaccava qualche cross e quelli cross lì proprio mi facevano paura a me. Andate a vedere la reazione, ve la rendo pubblica la live, come ho fatto con tutte le altre live, ve la rendo pubblica la live, così se volete vedere gli highlights, non dico guardare tutta la live perché 1:55 è un po' impossibile, guardare, devi essere solo un fan sfegatato di me. Solo gli highlights, il tempo del gol, minuto 43 o 42, 43, metti anche 44, vedi la reazione. Poi vedi anche la reazione al gol di Juan Jesus, reazione scatenata, però comunque non si è fatto nulla, 0-0 sempre, perché poi gli annullano giustamente perché la gamba era fuori gioco, rigore non dato. Sono innervosito. Vedete gli highlights della live reaction? Mi sono innervosito tanto contro l'arbitro. Era occasione di andare a vedere al VAR. Ora non mi voglio innervosire perché già mi sono innervosito abbastanza in live. Già. Ora si toglie un po' d'ansia. Va bene così. Benissimo. Se guardiamo la classifica, non è cambiato nulla dalla volta scorsa, solo che il Napoli sta a 43, l'Atalanta sta a 41. I punti di distacco, dicono, i punti di distacco non sono cambiati, quindi va bene così. E niente ragazzi, vado a vedere la Juve, domani uscirà il giorno dopo. Uscirà il giorno dopo, pagelle, e approfondiamo un po' il fallo subito in area di rigore dal Napoli. Comunque Andrea, bello Andrea, sì, godo.